Buonasera, adesso i maestri Giovanni Ciprì e Michele Ferrara, con il coro dei poveri Cristi, eseguiranno per noi l'ottimistico inno di... Se io fossi al posto di Berlusconi mi offenderei. Non dico altro. Io vorrei sapere com'è possibile che vi ammosciate quando arrivate a questo punto. Rifacciamo. Sweet lovely lady be good, oh lady be good to me. I am so awfully misunderstood, so lady be good to me. Rizzo, Rizzo, al fuoco, al fuoco! Madonna mia, che succede? Chiamate i pompieri, subito, prima che si sviluppa altro fuoco, subito, subito. No, no, non aspettate. Pesce d'aprile! Bentornato, dottor Napoli. Ancora incavolato per la puntata. Ma no, caro Rizzo, queste cose si superano, la vita continua, ma non c'è dubbio che quello che è accaduto la settimana scorsa al mercato di Ballarò ci induce ad una profonda riflessione. Quale? Valore fondamentale della vita, caro Rizzo, è la buona educazione e questa dote manca del tutto ai nostri Cipri e Maresco. Evidentemente i due cineasti appartengono ad una generazione che non ha avuto i buoni maestri auspicati a suo tempo da Leonardo Sciascia. Non c'è dubbio che valore pedagogico formativo hanno i vecchi e cari maestri delle scuole elementari. Anche i nonni! La sua osservazione, caro Rizzo, è particolarmente acuta e profonda. Ma quali nonni? Lo sa che non esistono più i nonni di una volta. Anzi, non esistono più i nonni che avevano un ruolo fondamentale nel guidare le giovani generazioni verso i valori sani della vita e quindi verso la piena consapevolezza civile. Comunque, caro Rizzo, diamo il via al primo intervento, al primo contributo che tratta appunto di codesto argomento. Subito, dottor Napoli! Chi c'è, giovanotto mio? Chi c'è, tesoro mio? Chi c'è uno? Quella la testa! Mi sta cagando la mente! E non va qua! Tu abbiamo la mente! Tu abbiamo la mente! Buonasera! Buonasera! Ma che succede? Questo bambino fa i capricci! Sì! I capricci! Cornuto! Prego? Cornuto! Ma chi? A lui! E perché? Mi ha dato un morso! Un? Morso! Le ha fatto male? Sì!
Eppure i denti non ce li ha. Che vuole? Un bambino precoce. Precoce! Ma c'è un rimedio? Quello che usavano gli antichi. Gli antichi. Olio di ricino. No, il ciuccio. Prego. Ma che fa? Ci sputo. Un dotto, la parte è desanolato. Scusi, che ora è? Prego? Che ora è? Deve prendere la medicina? No, devo fare la lezione al bambino. Ah, è vero, sono le 16. Va bene, cominciamo con la lettera M. Prego? Con la lettera M. Mamma! Mafia, ignorante! Cosa ha detto lui? Mamma! Prego? Mamma! E lei? Mafia! Ma come, lei gli insegna la parola mafia? Dalle nostre parti si usa così. Cioè? Dalle nostre parti si usa così, dalle sue no? No. Va bene. Col noto, la parte è desiderato. Scusi, che ne pensa se passiamo ad un'altra lettera? Per esempio, la lettera P. Cominciamo dalla lettera P. Prego. P. 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 Pizzo, ignorante! Cosa ha detto il bambino? Pipì. E lei? Pizzo. Ah, pizzo, il pizzo della barba. No, quello che si chiede ai commercianti. Ma come, il pizzo mafioso? Sì. E lei glielo insegna? Lo avviamo al mondo del lavoro. Diciamo, ma che fa? Ci sono andato a mangiare. E gli sputa? Sì, per renderlo più gustoso. Nonno Pietro? Dica. Senta, ma che ne direbbe, visto che il bambino è così vivace, di passare ad un altro argomento? Sì, passiamo a una lezione di educazione civica. Educazione? Civica! Prego. Chi è questo? Un coglione! Ma sono tu e tutta la tua razza! Tata! 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 Coglione! Tata Cuffaro! Scusi, che ha detto il bambino? Tata Reina! E invece chi è? Tata Cuffaro! Chi? Totò Cuffaro! Ah, il presidente... Il presidente della regione siciliana. Ma come mai il bambino ha sbagliato? C'è una certa somiglianza, lei non lo capisce. Veramente no. Pazienza. Bambino? La parte. Chi è questo signore? Guarda, non è Cornuto. Come? Non è Cornuto. Mi dice Cornuto. E lei cosa gli risponde? Lui e tutta la sua razza. Cornuto, desanolato, la parte! Ma mi scusi, nonno Pietro, ma lei non è il nonno? Sì. È tutta la sua razza. Vabbè, fa lo stesso. Prego. Cornuto, la parte, desanolato! Nonno Pietro? Dica. Certo che è dura, eh? Sì, è dura allevare un bambino. Però? Però ci tentiamo. Cornuto, desanolato! Buonasera, nonno. Buonasera, nonno. Viva Berlusconi! Viva Berlusconi! Viva Berlusconi! Viva Berlusconi! Viva Berlusconi! Buonasera, adesso i maestri Giovanni Cipri e Michele Ferrara con il coro dei poveri Cristi eseguiranno per noi l'ottimistico inno di Forza Italia. E Forza Italia per essere liberi. Forza Italia, c'è tanto per crescere. Staremo 100 anni, non può uscire, era difficile suonare in 2 persone, è difficile suonare in 6 persone, era difficile suonare in 2, figurate in 6 persone, perché ognuno è per conto suo, ognuno è per conto suo, non è per dare un'offerta, che sto studiando musica, c'è questo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e 1, 2 e 3, tutte queste. E Forza Italia, tenere, sostenere la voce,
Uno, due e tre. E forza Italia! Tutti assieme. Uno, due e tre. E forza Italia! Stop! 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 E forza Italia! Quattro ore per dire Forza Italia, quattro ore. Ma come? Deve andare così. E Forza Italia, per essere liberi, e Forza Italia, e fare per crescere. E forse Italia c'è un grande orgoglio in noi di appartenere a te, a gente che mi nasce con noi. Paviglianitti! Dica! Anche lei in attesa? Certamente! Paviglianitti! Dica! Per ingannare l'attesa, vuol farci ascoltare un suo breve componimento? Certamente! Dal titolo? A Silvio! Metrica? Metrica libera. Lì? Libera. Prego. Grazie Paviglianitti. Prego. Paviglianitti. Dica. Una curiosità. Prego. Ma erano versi improvvisati? Certamente. Complimenti. Grazie. Prego. Continua. Certamente. Buonasera Paviglianitti. Buonasera. Buonasera! Buonasera! Ci troviamo nel santuario di Maria di Bosco Grande, dove una delegazione di detenuti del Lucciardone sta pregando per... Ma per scoprire per chi sta pregando, ci rivolgiamo al professor Rocco Di Gangi. Professore, venga fuori. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Professore, come mai questo bizzarro gruppo di preghiera? La Sicilia è stata sempre terra di preghiera. Con la preghiera si risolvono tutti i problemi. E nel caso specifico? Questa è una preghiera di permanenza. Permanenza che vuol dire? Preghiamo perché tutto resti com'è. E nel caso la preghiera si dovesse rivelare inefficace? Noi siamo pronti a cambiare e a partecipare. In che senso? In tutti i sensi. È lei che è uomo di mondo, mi dovrebbe capire. Dovrei capire?
Certo che mi dovrebbe capire! Professore, una curiosità, ma perché urla? Perché anche i sordi lo devono sentire! Professore Di Gangi, permette che rivolgiamo una domanda alla beata Maria di Bosco Grande? Ma certo, gliela lascio tutta a lei e le auguro una buona serata! Grazie, professore! Maria di Bosco Grande? Sì. Ma il santo che con tanta devozione tiene tra le mani, chi è? Totò Ina. E chi è? Totò. Ah, lei vuol dire Totò Riina? Sì. Ma ne è sicuro? Sì. Ignorante, questo è l'onorevole Berlusconi. Appunto, come mai le ha confuse? È così. Come così? Così. Ma lei è superficiale? Sì. E gli uomini incappucciati che le stanno attorno? Tutte delinquenti sono, tutte. Tutte? Tutte delinquenti. Delinquenti? Sì. E che ci fanno qui? La nassa a Berlusconi. Aspettano? La nassa. La ragazza? Nassa. La grassa? Nassa. La grassa di Berlusconi? E chi è? La nassa. La ragazza? Nassa. Ah, lei vuol dire la grazia? Sì. Da Berlusconi? Sì. Ma Berlusconi non è un santo. Per me, niente puzza d'identità. Lei sente? Puzza d'identità. Puzza? Sì. D'identità? Sì. E che? Puzza. Ah, lei vuol dire odore di santità? Sì. E lei come ha detto? Puzza. Odore. Odore, puzza d'identità. Odore o puzza? Puzza. No, odore. Io sento puzza d'identità. No, si dice odore. Odore, puzza d'identità. Si dice odore. Odore, puzza d'identità. Solo odore. Odore. È in odore di santità? Sì. Berlusconi. Berlusconi. Ma ne è sicuro? Sì. E che cosa chiedete? Tutti in mente. Tutti? Fuori a casa. Tutti? Tutti in mente. Essere in casa di Giardone, tutto a casa. Ah, chiedete la grazia che tutti i delinquenti escono da Lucciardone? Sì. E se ne vadano a casa? A casa, tutti a casa. E come pregate? Salvo Lima, Luca Bagarello, Vito Ciancimino, Bernardo Provenzano, Rosuccio Contoni, Salvatore Giuliano, Totò Cuffaro, Totò Reina, Totò Schillaci, Berlusconi. Prego? Vola Colomba. Vola Colomba? Berlusconi. Vola Colomba, Berlusconi. Vola Colomba. Come? Via Berlusconi. Come? Via Berlusconi. Via Berlusconi? Sì. Da dove? Grazie e buonasera. Ancora una volta, cari telespettatori, una puntata da Suburra. Io vorrei però offrire a Cipria e Maresco una possibilità di riscatto e l'occasione è offerta da una duplice ricorrenza, i 100 anni dalla nascita di Luchino Visconti e i 30 anni dalla sua morte. Il grande cineasta italiano ebbe un rapporto privilegiato con la Sicilia, avendo realizzato nell'isola 2 capolavori, La terra trema e Il Gattopardo. E proprio al Gattopardo Cipria e Maresco si sono ispirati più volte nel corso degli anni con alcuni loro lavori. Io mi auguro che le immagini che state per vedere siano davvero un omaggio a Luchino Visconti e non l'ennesimo incidente di percorso per i recidivi Cipri e Maresco. Buona visione. Permettete che mi presenti? Prego. Sono Minelao Montesi e fu il maggio Duomo, Domo. Di casa Lampedusa. Domo. Duomo. Domo. Duomo. Domo. Domo. Oh. Permettete che mi presenti, sono Minelao Montesi. Fu. Fui. Fui, maggio Duomo. Domo. Domo, casa di Lampedusa. Di Lampedusa. Rifacciamo. Permetti che mi presenti. Te. Permetti che mi presenti. Permettete. Permettete che mi presenti, sono
Minelao Montesi. Fu. I. Fui il maggiordomo di casa Lampedusa. Domo, domo, domo. 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 Maggior. Maggiordomo di casa Lampedusa. Maggiordomo. 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 Maggior. Margio. Maggio. Maggiordomo. Ma con la R. Buonasera. Desidero presentarmi a voi. Io sono il principe. Passiamo insieme, ma così senza amore. Come vuoi evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, mi sto bene un casino con te. Ma perché io sto male, se non dormi al mio fianco? Mi tormenta il pensiero di qualcuno, di un altro. E ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. Gelosia, la cieca nocida sulla malattia, il cuore combatte per cambiare via, nel petto si accende la voglia di amarti, averti per sempre. Gelosia, forse è finita, io ti voglio mia, ma scelta ad un altro è solo una follia.